Riflettori accesi sul rialzo dei prezzi dei carburanti alle stelle, con stime delle associazioni di consumatori sui costi a carico delle famiglie che parlano di un aggravio di circa 400 euro all'anno. Ormai no, non mi bastano più 50 euro, sicuramente sono aumenti che sono destinati a crescere, non riesco a spiegarmi il motivo. Però noi dobbiamo solamente accettare e pagare e basta. Il prezzo della benzina a Vicenza ha oltrepassato quota 1,7 euro al litro, il gasolio ha superato il tetto di 1,6 euro al litro. 1,634. Rispetto a prima, come siamo messi? Prima non ho mai guardato, ma mi ricordo 1,5, 1,4, 1,5. Ma caro carburanti, che incide non soltanto sull'economia domestica, ma ovviamente anche su chi per lavoro viaggia in strada quotidianamente. 100 litri al giorno, e da ottobre ha notato che insomma ci sono questi aumenti. Quanto vanno a incidere all'incirca? Il 20%, 20-25%. A me in particolare, che un'azienda incide parecchio, perché faccio dai 50 ai 60 mila chilometri l'anno. Quindi si può immaginare che passare da 1,2, 1,3 a 1,6, 1,7 incide parecchio. Quantificabile in quanto? Cioè lei da un mese all'altro la spesa quanto ha visto che è aumentata? 180-200 euro abbondanti. Aumento repentino del metano, quasi raddoppiato in poco tempo, e a subire l'impennata anche i gestori. Purtroppo i clienti del metano sono rimasti fregati, perché per questioni di contrattuali a livello mondiale il prezzo del metano, i pochi paesi produttori hanno deciso di praticamente raddoppiare il prezzo, e noi ci siamo trovati costretti a raddoppiare anche noi, la compagnia, e come la maggior parte, quei contratti in scadenza il giorno dal 1° di ottobre praticamente sono raddoppiati. Non è colpa assolutamente mia o dei miei colleghi, che anzi subiamo un danno molto grosso, perché praticamente mi sono più che dimezzate le vendite,